Il dono più bello che puoi fare è il titolo della campagna di comunicazione sociale sulla donazione del sangue realizzata dai volontari abruzzesi di Avis, Croce Rossa, Fidas e con il coordinamento del CSV Abruzzo. Il sangue va donato in modo spontaneo, volontaristico, responsabile e associativo. È Natale è l'occasione per portare verso l'esterno questo messaggio del dono del sangue, affinché tutti poi si sentano in grado di contribuire alla realizzazione dell'autosufficienza di sangue. È l'occasione buona per dimostrare che mettendoci tutti insieme, con le nostre energie insieme, riusciremo sicuramente a far aumentare il numero dei donatori. L'occasione è stata anche quella di parlare del grande lavoro portato avanti dal volontariato in questi ultimi anni segnati dalla pandemia. Come aiutare chi ha avuto più bisogno, donare mascherine, montare le tende davanti agli ospedali, essere parte integrante della campagna di vaccinazione. Sono tutte azioni che richiamano un solo nome, i volontari. Un mondo che la pandemia ha messo a dura prova, certo, ma che non si è fermato neanche un giorno. In questo momento così particolare in cui viviamo come mondo, i volontari rappresentano un elemento fondamentale per il soddisfacimento di quei bisogni essenziali delle persone. Noi abbiamo visto volontari muoversi in tutti i campi, dal campo del portare il cibo alle persone che non potevano uscire, al soccorso nei confronti delle persone indigenti, alla donazione del sangue, come per esempio oggi nella campagna che stiamo presentando, ma anche relativamente a quelle che sono le questioni di accompagnamento in tutti i sensi nel mondo del volontariato, anche nei confronti dei disabili. Noi non dobbiamo dimenticare che la pandemia ha causato un problema molto grave, soprattutto nella gestione delle persone più fragili. E qui i volontari, nonostante le limitazioni, nonostante le difficoltà, si sono dati da fare studiando anche nuovi sistemi attraverso la digitalizzazione, l'uso delle nuove tecnologie, per essere vicino alle persone che assistevano normalmente. E questo penso che sia stato anche un'occasione di sviluppo del mondo del volontariato in queste situazioni di difficoltà. E si è visto, perché anche il Presidente della Repubblica ha battuto molto spesso ultimamente sulla questione del volontario e del volontariato in genere, riconoscendo in maniera autorevolissima la necessità di valorizzare questa esperienza umana, che è un'esperienza di gratuità e di dono.